viaggiatori, sono Grizzly. Mi sono preso una malattia, una di quelle magiche. Ah, François, vieni qua. Oh. È una malattia terribile del mondo magico, credo sia incurabile. È la mancanza di voglia di fare il video. Va bene, vediamo se c'è una cura. Leggo sul mio ebook magico, sul mio e-grimoire. Ah, una cura c'è. Bene, interessante. Sentiamo un po'. Bisogna stare lontani dal letto, soprattutto stare lontani dai propri orsetti di peluche, perché fanno venire questa voglia di dormire che... E va bene, va, vado a girare il video, dai, cominciamo. Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Leggendo Harry Potter e l'Ordine della Fenice, a un certo punto si vede dell'incidente, dell'attacco avuto da Arthur Weasley nel Ministero da parte del Serpente, poi seguiamo Arthur Weasley che è in ospedale, al famoso San Mungo, e lì veniamo in contatto con una situazione. Stanno cercando di curare questa ferita, che è una ferita magica, e uno dei guaritori ha cercato di applicare, d'accordo con Arthur, una soluzione babbana, i cosiddetti punti di sutura, che ovviamente non ha funzionato, perché non è possibile curare malattie o ferite magiche utilizzando rimedi babbani. Cosa che fa venire qualche dubbio su quello che è il discorso delle malattie e delle ferite nel mondo dei maghi. La Rowling ha fornito una risposta interessante in merito a malattie e ferite magiche e naturali su Pottermore. I maghi possono curare quelle che sono le classiche malattie babbane semplicemente con un incantesimo. I problemi li hanno con le malattie specifiche del mondo dei maghi, perché per quelle ci vogliono le cure specifiche del mondo dei maghi, non so, per il baiolo di drago. Questo discorso è molto interessante, pur tuttavia ci sono decisamente delle malattie tipiche dei babbani che sembrano colpire tranquillamente il mondo dei maghi, e a quanto pare il mondo dei maghi non sembra avere delle specifiche cure in tal senso. Veniamo innanzitutto alla cosa che è davanti agli occhi di tutti. Pensate a Harry Potter e vi verrà in mente questo ragazzo con la cicatrice, che è una ferita magica, ok, quella è incurabile, e gli occhiali. Harry Potter è miope. C'è sta cosa che nei film è anche molto ripresa, che si deve sempre ficcare gli occhiali sul naso, anche nei romanzi è molto ripresa. Harry è miope, senza occhiali non ci vede. Nei romanzi vediamo che Arthur Weasley ha un'incipiente calvizie, ma non ci si può tirare un incantesimo. Cesare Ragazzibus! No. Evidentemente no. Arthur porta i ragazzi alla Coppa del Mondo di Quidditch e li ospita in una tenda che non è sua, gliel'ha prestata un collega del Ministero che purtroppo non può più andare in campeggio perché ha dei problemi a causa della lombaggine. La famosa lombaggine magica, che viene solo ai maghi, non c'è un babbano nel mondo che soffra di lombaggine. Ci sono degli acciacchi dell'età, e d'altronde abbiamo un presupposto. La magia ha un limite, quello che non può curare la morte, non si può tornare indietro dalla morte, neppure con la magia. E questo però implica una situazione. Tralasciando il caso del prendersi la pozione fatta con la pietra filosofale, che ti dà la vita, tra virgolette, eterna, finché continui a prendere questa pozione, ma altrimenti non è che tutti i maghi muoiono solo perché si sono beccati una maledizione magica. Si va avanti con l'età, e si invecchia, e a un certo punto ci saranno moltissimi maghi che moriranno di vecchiaia. Solo che la vecchiaia non è esattamente una malattia. La vecchiaia è uno stato delle cose nelle quali il corpo comincia a funzionare meno bene, cominciano a presentarsi problemi cardiaci, problemi circolatori, possono cominciare a presentarsi dei problemi complessi, il pancreas comincia a funzionare maluccio, e uno sviluppa magari una forma di diabete, e allora giù di farmaci, giù di insulina. E i maghi cosa fanno? Si fanno l'insulina con la bacchetta? O fanno riparo sul pancreas? Oppure devono rivolgersi a un medico babbano per ottenere l'insulina? O
gliela prepara un pozionista. Sappiamo che non ci sono cose come la trasfusione di sangue. Arthur ogni ora, quando è in ospedale, deve bere una pozione rimpolpa sangue, quindi non c'è bisogno della trasfusione, cosa che toglie anche la magia, sicuramente, della condivisione del sangue, della fratellanza di sangue. Questa è una cosa molto profonda, ma diamola anche per buona. Su Pottermore si parla di, per esempio, un mago che venisse, appunto, da uno scorpione potrebbe risolvere il problema con la magia, questa non sarebbe una cosa letale, come potrebbe essere letale per un babbano. Ok, ma... e allora se un mago invece viene morso da un serpente? Perché sappiamo che i serpenti sono molto utilizzati nelle arti oscure, ma se un mago viene morso da una vipera basta una pozione siero-antivipera, che lo vendono in farmacia, o diventa più complesso perché per un babbano il serpente che morde può essere risolto il problema con l'antidoto, mentre per un mago diventa più complesso perché influisce, oltre al veleno, anche un fattore magico. Se i maghi possono curare moltissime cose con la magia, ma non tutte le cose con la magia, per le cose che non possono curare con la magia, come si comportano? Se i maghi portano gli occhiali, che sono una soluzione babbana al problema di vista, allora avranno soluzioni babbane anche per quanto concerne determinate malattie, determinati malanni? Avremo maghi che, non so, soffrono di diabete e quindi vanno avanti con l'insulina? Avremo maghi che possono contrarre malattie come il cancro, e quindi poi che andranno a fare chemioterapia? Avremo maghi che vaccinano i propri figli o se stessi contro determinate malattie, come per esempio il morbillo? Non dimentichiamoci che stiamo parlando di romanzi di fantasia, opere di fantascienza, di fantasy, e quindi quando vediamo qualcuno che per curarsi si rivolge a un guaritore, a uno sciamano, lo vediamo perché fa parte del contesto del romanzo, ma il problema è che oggi, nel 2019, abbiamo persone che nel mondo reale, per curarsi da malattie che potrebbero già essere state debellate da anni, invece di rivolgersi alla medicina ufficiale, si rivolgono a guaritori e sciamani. E sul discorso dei vaccini ci torneremo sicuramente, perché ho in serbo qualcosa di molto particolare, non voglio farvi spoiler, ma ci torneremo sicuramente. Ma per il momento quello che vorrei analizzare è proprio questo discorso. I maghi hanno molta fiducia nei loro guaritori, che sono i medici magici. Dopodiché sappiamo che guardano con una certa distanza le soluzioni babbane, però per l'appunto molti maghi portano gli occhiali, e vabbè, gliele avranno fatti dei maghi, magari hanno le lenti progressive magiche, che non si usano più le lenti bifocali perché la lente che cambia forma a seconda se devi leggere qualcosa da vicino o da lontano. Questo ci potrebbe anche stare, però non si sono tirati un incantesimo sull'occhio per riparare il cristallino. Quindi qualcosa che ha a che fare con l'avanzamento dell'età, con gli acciacchi dell'età, c'è di sicuro. Vediamo, appunto, il collega di Arthur che ha la lombaggine, non si tira un incantesimo al nervo sciatico, per cui evidentemente qualcosa nel mondo magico che deve essere curato con gli antichi rimedi babbani della nonna. C'è chi dice che le nonne erano anche delle streghe, quindi forse c'è anche quello sotto. Ma scherzi a parte, io vorrei chiedere a voi, voi che cosa ne pensate? Secondo voi i maghi, oltre alle malattie magiche, soffrono anche di problemi legati alle malattie babbane? Secondo voi i maghi possono curare ogni cosa con la magia, o per alcune cose comunque gli tocca andarsi a rivolgere alla medicina babbana? I maghi saranno antivaccinisti? No, c'è bisogno del vaccino contro il morbillo, mi tiro un incantesimo. Oppure no, oppure proprio questa fiducia nei guaritori fa sì che guaritori che non sono sprovveduti dicono «Ah, c'hai la lombaggine, vai da un medico babbano e fatti curare, perché questa non è una malattia magica, ma è curabilissima». Oppure ci sono delle cure specifiche, magiche, per tutto quanto, e anche gli occhiali vengono semplicemente prodotti magicamente, non sono un'invenzione babbana. Oppure ci sarebbe un modo per curare molti di questi malanni magicamente, ma magari è un modo sperimentale, molti maghi non si fidano, sanno che i babbani hanno curato questa situazione da tantissimo tempo, molto velocemente, quindi perché non applicare questa regola? O c'è qualcos'altro?
Che cosa ne pensate? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene, anche oggi siamo giunti in fondo a questo vlog. Come sempre, spero di essere riuscito a intrattenervi, a stuzzicare la vostra curiosità, a farvi pensare in maniera un pochino più umana anche al mondo dei maghi. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Magari con i vostri amici che pensano di trovare una cura per una malattia che li affligge chiedendo a un guaritore o uno sciamano. E no, non si fa, rivolgetevi con fiducia al vostro medico, che potrà trovare tutte le soluzioni ai vostri problemi di salute. Questa è la realtà, non è un romanzo fantasy, mi raccomando. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che tra l'altro contribuisce a tenere un pochino più lontani i draghi e quindi permette di evitare anche il vaiolo di drago. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!